presentazione della 51esima edizione del Vinitaly a Verona, che sarà inaugurata domenica. L'Abruzzo sarà protagonista, abbiamo numeri importanti quest'anno, 90 cantine e 15 sedi. Dopo settimane difficili e complesse, vissute a gennaio in maniera particolare, questa è un'iniziativa importantissima, una prima fila. Insieme a me c'è il Presidente del Consorzio di Tutela Valentino Di Campi, la Presidentessa delle Donne del Vino Jenny Gomez, Nicola Dauria, Presidente del Movimento. La presentazione dell'Abruzzo e della carovana abruzzese al Vinitaly, poiché ovviamente il vino è stato con noi quest'anno al Sol per rappresentare innanzitutto la buona qualità dell'olio. Il Consorzio di Tutela di Pescara della DOP, che è un consorzio che lavora con impegno, con dedizione, ma anche con risultati. Voglio l'olio nella nostra regione. Abbiamo tre DOP, quella teramana, quella pescarese e quella chietina, dobbiamo lavorare. Ma torniamo al vino. Dicevo, quest'anno partecipiamo con 90 cantine, vi saluta tutti e sarà presente ovviamente con noi da domenica in poi. Quest'anno, come dicevo, dopo un gennaio difficilissimo per la nostra agricoltura, noi saremo con forza protagonisti al Vinitaly 2017. 51esima innanzitutto per quanto riguarda l'enoteca regionale, abbiamo cambiato la nostra vinata direttamente dal consorzio di tutela. Quest'anno sapete tutti che l'enoteca regionale è tornata a funzionare dopo anni difficili, grazie a un bando che abbiamo sviluppato insieme a tutta la filiera, condiviso insieme a tutta la filiera del vino Associazione Italiana Sommelier. Insieme a noi ci sarà anche il Movimento del Turismo del Vino. Ringrazio Nicola Dauria per il suo entusiasmo e la sua determinazione nel portare avanti questa iniziativa importante per noi. Quest'anno lo street food sarà presente, all'interno dell'Associazione Italiana Sommelier cureranno questo punto ristoro importante posto tutto il comparto vitivinicolo. Ovviamente saluto la Presidentessa delle Donne del Vino, sappiamo tutti che dei nostri imprenditori del settore vino sono donne. Saluto Valentina Di Campo, insieme a lei tutte le altre colleghe di questo settore che con determinazione sviluppano. L'aspetto relativo alle esportazioni, noi da alcuni anni abbiamo risultati assolutamente positivi e brillanti, negli ultimi anni ci attestiamo intorno a cercare di promuovere ulteriormente questo settore, che è un settore ammiraglio dell'agricoltura e non solo. Sono appena tornati da tutto all'estero il nostro vino e questi risultati arrivano grazie al lavoro professionale dei nostri produttori, ma io direi grazie al lavoro interno e all'esterno, quindi l'intervento riguarderà anche l'aspetto strutturale delle nostre cantine, oltre che per quanto riguarda, un anno sono stati autorizzati 312 nuovi ettari. Questo è un segnale importante perché significa che c'è ancora tanta voglia di investire in questo settore, grazie a noi che coordina il lavoro delle DMC, perché abbiamo riservato all'interno del padiglione 12 del Vinitaly uno spazio proprio alle DMC, affinché noi attraverso il vino riusciamo a raccontare il nostro Abruzzo, la nostra biodiversità. Ringrazio ovviamente la struttura del Dipartimento delle Politiche Agricole, coordinata ovviamente da Giuseppe Cavaliere, storico sostenitore di questo